quali sono i 9 obiettivi da raggiungere secondo Move Inside per diventare flessibile e libero di muoverti da adulto? Andiamo a scoprirli insieme in questo video. Io sono Ale De Maria e sono il fondatore di Move Inside, il primo percorso di crescita personale attraverso il movimento, che ti insegna a riaccendere la vita del tuo corpo per vivere la vita che vuoi. I 9 obiettivi che sto per condividere con te per diventare flessibile, muoverti come vuoi e stare bene, sono una fusione tra il mondo del movimento e il mondo della crescita personale. Andiamo a scoprire i 5 obiettivi di movimento. Tutto ciò che ti sto per far vedere lo insegniamo in modo tale che i nostri allievi lo possano fare da freddo appena svegli la mattina. Deve essere quindi uno standard, qualcosa di minimo che tu puoi fare, ed è il minimo che raggiungi facendo, insomma, quello che è il nostro percorso di base, che si chiama Mobility 101. Primo obiettivo è quello di avere una capacità generale di fletterti su te stesso, toccarti la punta dei piedi anche appena sveglio la mattina, quindi totalmente da freddo. Quindi minimo, proprio minimo indispensabile, toccare la punta dei piedi, poi da lì in poi potrai andare a mettere giù i palmi e piano piano poi pensare alla compressione gambe e busto. Ma proprio il minimo indispensabile è questo. Scendi dal letto, qualsiasi cosa hai fatto la sera prima, e ti puoi toccare la punta dei piedi. Questo ci dice che la tua flessibilità generale è di un buon livello. Ovviamente ci sono altre 1000 cose da fare, però questo è già un primo obiettivo molto importante da raggiungere. Il secondo grande obiettivo per un adulto che vuole tornare ad essere libero di muoversi è creare forza e flessibilità nella colonna vertebrale, quindi nella tua schiena, perché un caso su due delle persone che si avvicinano al nostro mondo lo fa proprio perché ha mal di schiena. Quindi è veramente importante ritornare quella libertà di movimento su tutti i piani alla tua colonna. E in particolare il nostro standard è riuscire a inarcare la schiena come e quando vuoi. Così come ti vai a toccare la punta dei piedi appena sveglio la mattina, devi poter inarcare la tua schiena. E questo, ti assicuro, ci garantisce di eliminare il dolore definitivamente dalla tua schiena. Non vuol dire che il giorno 1 di questo percorso vai a inarcare la schiena come sto per mostrarti, ma lo andiamo a costruire step by step. Se tu sei in grado di fare questa roba qui, probabilmente non avrai mai più problemi a quello che è uno dei limiti più grandi della nostra cultura occidentale. Nel concreto, il secondo obiettivo è andare a portare entrambe le mani contemporaneamente, tenendo le braccia tese a una parete circa a un braccio di distanza da essa. Quindi vai a stendere l'anca e quella che è la tua colonna fino a posizionare le mani alla parete. Questo è il secondo obiettivo per diventare flessibile e libero di muoverti da adulto. Il terzo obiettivo è lo skater squat, che è l'esercizio emblematico della libertà delle gambe, secondo Move Inside. Libertà delle gambe, indipendenza delle gambe, significa che hai ritrovato in termini di flessibilità, di forza, di consapevolezza, quell'abilità di poterti muovere di nuovo indipendentemente sulle gambe, che in realtà vengono ostacolate dal nostro stile di vita e rese veramente molto debole da quella che è la comodità sostanzialmente. Lo skater squat è un piegamento su una gamba andando a toccare per terra solo con il ginocchio, quindi il piede dietro non va a toccare, spingo per terra e torno sopra. Quindi questa è la forza, la flessibilità, la consapevolezza minima da avere se non voglio essere dipendente dall'ambiente esterno e quindi non avere libertà in quello che sono le gambe. Per arrivare allo skater squat, chiaramente c'è una preparazione, soprattutto in quelle articolazioni che possono dare fastidio e impedirti di muoverti come vuoi sulle gambe in questo momento, che sono soprattutto caviglie e ginocchia. Quindi andiamo a recuperare soprattutto all'inizio quella che è la flessione completa del ginocchio sotto carico e la flessione dorsale della caviglia.
questi ingredienti messi insieme ci permettono di andare a raggiungere lo scritto a squat, che è l'obiettivo minimo del nostro programma introduttivo Mobility 101. Il quarto obiettivo è inserire nella tua quotidianità la cultura della sospensione. Nella pratica devi sviluppare quella consapevolezza che nel momento in cui vedi qualsiasi roba a cui ti puoi appendere, ti ci appendi. Può essere a partire da casa tua, quindi montare una sbarra è il mio consiglio spassionato, a cui appenderti praticamente ogni volta che ci passi davanti, oppure quando sei fuori diventare attento a individuare quelle cose a cui ti puoi appendere. Ad esempio, noi siamo in un parco a Milano in questo momento e la prima cosa a cui posso appendermi è un albero. In questo modo è semplicemente stare appeso passivamente, accumulare del tempo andando a scaricare tutta la parte superiore del corpo, e contemporaneamente vai a rinforzare tutta quella che è la parte superiore, le tue mani. Questo sicuramente è un obiettivo primario per raggiungere la tua libertà di movimento. Se vuoi un obiettivo in termini di minuti, devi cercare di stare appeso almeno 5 minuti al giorno accumulati, quindi puoi passare 10 secondi se adesso le tue mani sembra che si rompano, e accumulare a botte di 10 secondi, un pochino la mattina, un pochino magari a metà giornata e un pochino la sera. Questo ti permette, senza fare nulla di clamoroso, di tenere il tuo corpo in equilibrio e portarlo sempre di più verso la libertà. Il quinto obiettivo è ricreare la cultura del pavimento, quindi passare del tempo il più possibile, qualche ora ogni singolo giorno, seduto per terra, utilizzando le principali posizioni, che sono ad esempio seduto in ginocchio, la posizione del 4, l'accosciata e così via. Queste sono tutte posizioni fondamentali per ricreare libertà, soprattutto nelle gambe, e non andare a accumulare tensioni stando seduto su quello che è la sedia e tutto quello che riguarda quel mondo lì, del livello della sedia, divani, la comodità in generale. Quindi questo è il quinto e ultimo obiettivo minimo da raggiungere dal punto di vista fisico se vuoi diventare libero di muoverti. Ora vediamo i quattro obiettivi per quanto riguarda il mondo della crescita personale, quindi quelle abitudini che ti permettono di creare un ambiente che esso stesso ti renda flessibile H24. Il primo obiettivo in assoluto è quello di abbracciare il minimalismo digitale, ovvero proteggerti da quello che è la tecnologia. Quello che insegniamo ai nostri studenti è recuperare almeno 6 ore di tempo a settimana da dedicare a loro stessi e alla propria crescita, utilizzando tutte quelle tecniche per accrescere la consapevolezza dell'utilizzo sbagliato, eccessivo di quella che è la tecnologia. Il secondo obiettivo è calmare la mente e fare tutte quelle pratiche, quindi come la respirazione e la meditazione, almeno 10 minuti al giorno. Quindi se da una parte andiamo a muovere di più il corpo, dall'altra andiamo a calmare la mente. Unendo questi due obiettivi andiamo a ottenere la libertà di movimento. Il terzo obiettivo è utilizzare quotidianamente un'agenda cartacea su cui riflettere molto spesso, quello che insegno io almeno una volta a settimana, per andare a buttare giù tutti quelli che sono i pensieri pesanti che magari ti stanno irrigidendo in questo momento, quindi per svuotare la mente e imparare a raggiungere in modo efficace i tuoi obiettivi. Il tutto su carta per sempre eliminare l'eccessivo utilizzo della tecnologia. Quindi inserire un'agenda cartacea nella tua quotidianità è fondamentale per gestire meglio la tua vita. Il quarto obiettivo per creare un ambiente flessibile H24 è fare almeno una doccia fredda ogni singolo giorno. Lo so che già mentre hai sentito la parola freddo ti è venuto un brivido e una sensazione di repulsione. Anche per me era così, ma ti assicuro che nel momento in cui capisci l'importanza e provi la quantità di energia che ti fornisce,
non riuscirai più a farne a meno. Quindi lo utilizziamo nel mondo di Move Inside come un boost di energia quotidiana gratuita, perché effettivamente devi solo aprire l'acqua. E inoltre tutto questo va a rinforzare quello che è il tuo sistema immunitario. Ecco, questi sono i 9 obiettivi minimi che i nostri studenti raggiungono durante il nostro corso introduttivo che si chiama Mobility 101, che è appunto il percorso di crescita personale attraverso il movimento. Perché attualmente esistono dei bellissimi percorsi di movimento che ti permettono di diventare più flessibile, più forte, eccetera, senza considerare quello che fai nella tua vita, quindi le tue abitudini e tutto quello che ti circonda, e questo non ti permetterà mai di ottenere dei risultati definitivi. E dall'altra parte invece ci sono dei bellissimi percorsi di crescita personale su come gestire il tempo, eccetera, eccetera, che non tengono assolutamente conto della nostra unica realtà, su quella cosa su cui possiamo mettere le mani in ogni istante della nostra giornata per stare meglio. Di cosa sto parlando? Del tuo corpo. Quindi è per questo, te lo ripeto l'ultima volta, che Move Inside è un percorso unico, perché va a unire la crescita personale e il mondo del movimento per permetterti di raggiungere quella che è la libertà di movimento e di espressione di te stesso. Il percorso base dura 10 settimane, che si sviluppano in 10 moduli veramente ricchi di informazioni pratiche e teoriche, e il primo passo per iniziare è iscriverti al prossimo workshop gratuito di un'ora e mezza che trovi su www.moveinside.it. A presto!